Il regista Abel Ferrara ha scritto e diretto il suo ultimo film Gogo Tales, girato interamente a Cinecittà. Noi l'abbiamo incontrato qui a Roma in compagnia dell'attore protagonista Willem Dafoe. Gogo Tales è ambientato in un go-go cabaret a Downtown Manhattan, il Club Paradise, una fabbrica di sogni per giovani ballerine in cerca di fortuna. Chi vuole una dog? Junior, fammene un altro, ho la gola secca. Lo sai che poi ti aumenta la gastrite. Che cazzo ci fa quel cane mostruoso? È scappato! Ma perché l'hai sciolto? La puzza di quegli hot dog di merda! Chi lo vuole sì, una dog? Sì, quella merda! No! 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 Legalo, si mangia tutti i miei hot dog biologici! Se si avvelena io ti ammazzo, stronzo! Leva di mezzo queste merde ambulanti! Il film, ambientato a New York, doveva inizialmente essere girato proprio nella Grande Mela, ma per varie ragioni la produzione ha poi deciso di spostare tutto a Cinecittà, dove sono stati ricostruiti appunto New York e il frenetico locale del titolo. A gestire il Paradise c'è un cast di grande prestigio, il candidato all'Oscar Willem Dafoe nel ruolo di Ray Ruby, impresario del club, Bob Hoskins come Jay, amministratore e complice di Ray, e infine Matthew Modine nella parte di Johnny, fratello minore di Ray e suo finanziatore. Il film è il racconto di una fatidica serata al club. Ray e Jay stanno cercando di far fronte all'imminente sfratto da parte della proprietaria quando Johnny comunica a Ray che non ha più intenzione di dargli il denaro per tenere aperto il club. La situazione si è fatta talmente pesante che perfino le ballerine minacciano di andarsene e per di più Ray ha perso il biglietto vincente della lotteria con cui sperava di risolvere tutti i suoi problemi. Well, I worked with Abel before. I liked the script very much. I liked the fact that we were shooting in Rome. This seemed like a change for Abel, a comedy, something very personal and really put a finger on something that Abel knows very well. It raised a lot of things. Raised a dreamer. He's a guy that's always hoping that luck will find him. His luck will find him. Do you share something with him? I think we all do. I mean, to the extent that I believe in luck and I'm always hoping things will get better, even when they're pretty good. Ehi, hey, Luigi. Sì, capo. Ieri ho invitato a pranzo a casa mia Charlie Manson. E sai che ha detto? Cosa? Fa caldo qui o sono pazzo? E sai con chi ho cenato io? Con chi? Jeffrey Dahmer. Davvero? Che ha detto? Chi vuoi mangiare? Cazzo, questa me la rivendo. È grandiosa. You know, whether it comes from me, through me, with me, to me. You know, I've been in places like this and and I've dreamed of places like this. The idea of someone like Ray Ruby, you know, a character who's like got the glasses on all the time. That's the guy. And that's the kind of guys that we make films about. Anche il cast italiano include alcuni nomi importanti come le attrici Stefania Rocca e Asia Argento, insieme alla new entry Bianca Balti, che esordisce nel cinema dopo una fortunata carriera da top model. Abel Ferrara è carinissimo, sfatiamo tutti i miti che lo vogliono burbero, così è stato un tesoro. In più ti mette proprio a tuo agio e ti fa recitare, anche se non sei capace di recitare, cioè non sai come alla fine reciti e sei un'attrice, quindi è stata un'esperienza magnifica. Io ero già incinta, avevo smesso di lavorare, quindi sono fortunatissima, insomma. Come ti dirige lui e con la sua energia, la sua presenza, ma nello stesso tempo ti lascia libero di creare il tuo personaggio, quindi in qualche maniera è tutto improvvisato e nasce tutto sul momento, quindi è un work in progress, però senti sempre la sua presenza, la sua energia, quando le cose gli piacciono senti che, come dire, il fiato sul collo. Voilà! La Sala Igloo sarà una pietra miliare nella storia dei locali notturni. Luigi ha progettato un vero capolavoro. Che te ne pare? Grazie, capo. Pensa che non abbiamo ancora appeso al muro le teste degli orsi polari e in quest'angolo manca la scultura di ghiaccio dell'eschimese nuda sui pattini. E con le macchine sparaneve come va? Ce le procura mio nipote che lavora al Garner, ma prima deve fare un po' di inquacchi. È quello che conosce Brad Pitt, vero? No, quello è il dentista, il padre di mio cugino. He gave me a lot of power in this little configuration and he very wisely, not as an idea, but just practically speaking, blurred the lines between the reality of the story and the reality of filming. We really had to make the story. We knew the characters, we knew the place, but he really guided this kind of very chaotic experiment. And I think what he captured was a taste that's very hard to capture if you aren't willing to risk and, you know, if you aren't afraid of chaos. Abel's not afraid of chaos. Vai a farti fottere! Vai a farti fottere, Jay! Ma che cosa c'è? Scusate, ho avuto una giornata pesante.
Sapete, io amo molto il mio lavoro, ma a volte le cose vanno un po' storte, a volte le cose spariscono! E non ti ricordi dove cazzo l'hai messa? Ma ora voi siete qui per divertirvi, vero? Questo è il paradise! E allora...